Io e il mio partner Graphic Tax stiamo tornando a Triton Flats per andare a prendere un treno. E secondo voi chi è che vuole guidare il mezzo? Va bene, furore giovanile, mi adeguo. Ma avrò fatto la cosa giusta? Comincio a avanzare qualche leggerissimo dubbio. Siamo incastrati, alla grande. Per fortuna il vecchio saggio ha la soluzione. E vai. E andiamo a piedi che è meglio, dai. Tutto sommato la stazione non è lontana, basta dirigersi verso questo ponte, che però è spezzato a metà. Ma la solita formazione rocciosa messa lì apposta ci permette di superare il salto. Sbattacchiate i nemici e poi dirigetevi verso il fondo, dove troverete la console che vi permetterà di fare un fischio al treno. Potrebbe volerci qualche minuto. Il treno servirà a portarci all'impianto di produzione dei robot. E qui Jack ha già in testa la sua idea di cosa fare con quei robot. Ma anche se qui, furbone, mostra quasi motivi umanitari, sì. Come ogni treno, anche questo si fa attendere, ma non avremo da che annoiarci, perché subito saremo circondati da simpatici amichetti. Io sto provando con estremo piacere a Maggie. Mi sembra di aver sentito un tutù. Ecco qua il treno. Saltiamo dall'altra parte a cercare la porta per entrare, naturalmente. È un classico portale, né più né meno. Un po' come capitava col treno che portava, anzi porterà, perché qua siamo nel pre-sequel a Lynchwood, per chi ha giocato Borderlands 2. E allora partiamo per questo complesso industriale Titan. Preparatevi ad un livello ampio, l'area è molto vasta, ben disegnata, con scenari, sfondi molto ben fatti e un buon equilibrio tra aree all'aperto e aree al chiuso. Rieccomi con Graphics. Preparatevi a far fuori una tonnellata di questi torchi e sperate di incontrarne un tipo particolare, la cosiddetta draga. Perché in modalità normale possono droppare più facilmente che altre fonti come casse, rivenditori, eccetera, questo bel giocattolino, che è mod granate devastante. Inoltre staremo allerta anche per una scatoletta nella quale invece potremo trovare una notevole pistoletta, un oggetto blu unico. Anche qui la ritroveremo, anzi l'abbiamo ritrovata già in Borderlands 2, è la Gwen's Head. La particolarità è che, oltre ad essere di per sé una buona pistola, un buon razzo di fuoco, la potremo venire a rifarmare tutte le volte che si vorrà per trovarla in versione elementale di vario tipo. Elettrica, eccetera. E la famosa scatoletta che la può contenere spona in 5 possibili posizioni che ora metterò in evidenza. E una volta trovata, per quel giro, non potrà comparire più in nessuna delle altre 4 posizioni. Qui ci siamo scambiati una pistola con Graphics, a lui la Maggie, e a me ha dato una discreta pistola viola, Arco. Intanto ci facciamo strada con un percorso abbastanza intricato, tortuoso, ma non difficile da seguire, perché di fatto non è che ci siano strade alternative. Basta seguirla. Avete visto Graphics attivare lo switch? Occhio perché siamo vicino al punto in cui possiamo trovare la prima scatoletta. E quel ponticello lì, saliteci sopra dove c'è anche il dispositivo che apre la bolla per l'ossigeno. Ora vi mostro meglio il suo. Penso che saltando qui sopra sia poi più facile raggiungere la scatoletta. È lì che ci sta guardando, eh. Eccola. Vediamo un po' sulla mappa dove ci troviamo. Vediamo. Ed eccola qua, la nostra simpatica pistola. Fuoco a raffica con lo zoom, e quanto è utile, e più 40% circa di danno di colpo critico.
Peccato però che rispetto alla sua sorellina di Borderlands 2 non scali insieme al personaggio, per cui per ogni tipo di playthrough, normale, vero cacciatore, eccetera, ha un livello prefissato. Ma io penso che valga la pena trovarla, intanto siamo ritornati in co-op con Curtis. Ecco la dragatora. Auguratevi di trovarne il più possibile, perché in questo modo aumenterete le vostre chance di truppare quello stupendo modo di granate che vi ho fatto vedere prima. Bonus 2 kills. Facciamoci allora strada verso la fabbrica del robot. Dorg, dorg, nemici, c'è di tutto. E intanto Felix ti racconta la sua storia. Ce l'abbiamo fatta, siamo di fronte all'ennesima saracinesca ed ennesimo switch. Abbiamo un problema. Ti Il pareva. sistema Oh, di ma non è che sicurezza questa non sia funziona. imparentata con Clef. Ogni Qualcosa volta che c'è da aprire una funziona. porta, in realtà, scoperchia nuovi problemi. Ecco appunto. Ritorno le simpatiche torrette di sorveglianza dal. Toste queste. E adesso però le avvolta a nostro favore. Brava Felice. Cos'è quello laggiù? Basilisco Thor. Bel bestione. I Digijack fanno veramente una strage. Ma ahimè, come ci sta per raccontare Felicity, abbiamo fatto tutto per niente, perché questa porta non c'è verso ad aprirla. Per cui giriamo a sinistra, troveremo due piattaforme di salto, che è ovviamente sempre molto divertente usare. Eccoli la prima. E vai per la seconda. Dopo di te. Meraviglioso! L'accesso al complesso che sta davanti a noi è però bloccato da quella barriera elettrica. Ma lì sulla destra avete visto quella griglia, mirate in basso, troverete i fusibili per sbloccarla. È facile, basta seguire il filo elettrico, lo vedete che cava fin qua giù, quindi lì sotto, ed è possibile colpirli, ci sono proprio i fusibili. Facile, facile. Penetriamo nel complesso. A una scatola fusibili da qualche parte. Seguili. Dovrebbero Felicity mostrarci la ci strada. Suggerisce di seguire ancora questi cavi elettrici che porteranno a un altro blocco di fusibili. Occhio alle casse. Poi usate queste scale che non sono molto evidenti. È la prima volta che ho giocato in solo, non riuscivo a trovarle. Ok, vi ho ridato la mia Maggi, grazie. Siamo ormai in prossimità dei fusibili. Super segnalati dall'indicatore qua sulla sinistra, impossibile mancare. Al di là ci aspettano un paio di migliaia di Torg ad occhio. Va bene, andiamoci a fare. Che macello! Ehi! Sono passato un attimo in solo perché in questa stanza c'è la seconda location. Orientatevi e localizzate quella catena che adesso non ha nulla di appeso, ma potrebbe appunto avere invece attaccata a sé la scatoletta con la Gwen's Head. Aiutatevi con la mappa e con qualche punto di riferimento, tipo quel cartello, poi ci sono quei televisori. Insomma, non dovrebbe essere difficile localizzare questa benedetta catena. Subito si passa da nemici animali come il Torg a nemici umani, beh, diciamo quasi umani, dai. Indovinate cosa troveremo a sbarrarci la strada, sulle scale, altra saracinesca. Ma si intravede subito anche quella valvola girevole che servirà a spalancarla. Questo ispirato, questa skill di Jack proprio non l'abbiamo capita. Secondo noi, almeno la modalità normale, non produce alcun effetto. Chissà però, sembra strano, magari è proprio uno scherzo da parte dei programmatori.
ma questo non qualcosa che fa più riferimento alla personalità di Jack che non a una skill effettiva. Sono abbastanza piena di nemici. E siamo palesemente in un'officina automatizzata di assemblaggio di veicoli. Vediamo alcuni Stingray. L'idea sarà quella di sfruttare gli stessi macchinari per costruire dei robot. Quindi livello. E ora vi mostro sempre in solo, con tutta calma, la posizione dove potrebbe trovarsi la scatola della Gwen, di sopra. Orientatevi con quella pedana, queste scatole, casse di scatole, lì. Ma torniamo a seguire Graphics. Alcuni passaggi stranamente tranquilli, ma non preoccupatevi. Le botte da Orbi sono soltanto di là dalla prossima porta. E qui facciamo conoscenza con Goldstone, un capoccione che molto avrà a che fare con i piani di Jack. Dobbiamo liberarlo. Ci sono alcuni razziatori che lo stanno tenendo prigioniero. Abbiamo addirittura provato a servirsi questi Stingray. Ho tentato di raggiungere questo che sembrava il più difficile e ho detto chissà, magari vola davvero. No. Pazienza. E allora andiamo a fare conoscenza con questo Gloodstone. Tra parentesi, quelle console là sulla sinistra, dove ci sono i segnali lampeggianti, lì dove adesso Graphics, si può trovare... Mi stavano per fare a pezzi. Indovinate cosa? La famosa Gwen's Head. Eccola, infatti l'ha appena trovata. Il signor Gladstone è un genialoide e stava lavorando ad un progetto segreto, un prototipo di mastro robot costruttore. Sapete già dove stiamo andando a parare, vero? Giocatore di Borderlands 2. Stiamo per andare a creare il primo costruttore. Bellissimo. L'idea di finire incorporata nel costruttore non rende particolarmente felice Felicity, ma tant'è, Jack lo conosciamo, no? Per cui, seguendo la strada che ci ha reso disponibile Gladstone, proseguiamo verso la fabbrica vera e propria, la parte più interna del complesso industriale Titan. Torque? Tanti torque! Dove ci sono tanti torque potrebbe sbucare anche una... Raga Torque, eccola qua. Se è la volta buona. Ma che? Facendoci strada tra nemici, ci stiamo anche avvicinando all'ultima delle 5 possibili posizioni in cui trovare la scatoletta con la Gwen's Head. Ora vi mostro la mappa, ma dovete semplicemente saltare su una specie di cassonetto che ora si intravede. Quello esattamente davanti a me. E la scatoletta ecco dove apparirà nel caso fosse presente. E questo è il dettaglio sulla mappa che insieme all'altra immagine ho preso dal sito Borderlando su altervista.org che ho già avuto modo di indicare come una fonte preziosa. Su tutto ciò che c'è di interessante da droppare dove e come nel pre-sequel. Raccomandato. Torniamo al duro lavoro. Ma quanti ce ne sono? Ma finalmente si riesce ad intravedere l'ingresso. Titan. Quasi riesco a leggere. Robot Production Plan. Ma no, ma come? Si sta ancora chiudendo? No. Dai. Apriti. Apriti. No, no. Chiuditi. Chiuditi. Meno male che nel frattempo abbiamo trovato diverse armi col danno corrosivo, che è il massimo contro scudi e ancora meglio contro queste gestioni corazzate. Eccolo, questo benedetto portale verso la fabbrica di robot Titan. Nuovo livello, nuova area. Entrati.
solito comitato d'accoglienza. Molto gentile da parte di... Siamo ormai alla fine dell'ondata d'assalto dei nemici, che dovranno essere estinti tutti, ovviamente, e una volta tanto riesco a restituire questo favore a Gravis. Indovinate un po', c'è una benedetta stanza di controllo, l'ennesima da raggiungere per dare corrente. Fatto, salto un po' le sequenze perché sono abbastanza noiosette e il punto da raggiungere è facilissimo, basta seguire la mano. Si torna indietro ancora al centro di controllo, dove dovremo attivare dei robot della sicurezza. Davvero belli questi interni. La mappa indica, eccolo lì, lo solito switch. Mancato il salto, ci penserà quindi Gravis. Assaggiamoli un po', questi robot della sicurezza. Una grande sfida, ecco tutto. Le ultime parole famose. Dobbiamo raccogliere delle parti di occhio. 4. Ciascuno da un robot. Passato miglior vita, ovviamente. Ecco l'ultimo. E che ci facciamo con 4 parti di occhio? Beh, ovviamente si va al laboratorio oculistico. E devo dire che di questi razziatori duri, livello 17, uno sopra il nostro, e ce n'è sempre di più. L'ingresso del laboratorio è qui vicino. Che poi molte stanze mi sembrano un po' dei cloni l'una dell'altra. I pezzi nel convertitore laggiù. Fondio. Raggiungo come suggerito da Gladstone il convertitore, inserisco i 4 pezzi d'occhio e probabilmente verrà fuori un grosso occhio. Eccolo qui, come volevasi dimostrare. La prossima mossa sarà inserire questo coso nel torso, nel corpo principale, insomma, di quello che diventerà il primo costruttore della storia. Rieccoci ancora una volta nell'androne centrale, lo switch questa volta è sul pavimento, sta per arrivare il torso. Wow, fa un po' di effetto. Pensate a quanti ne dovremo combattere poi in Borderlands 2. Beh, inutile cincischiare, installiamo l'occhio. Fatto. Il bestione ha però poi bisogno di qualcosa su cui stazionare, dobbiamo montarlo su un supporto. E dobbiamo farlo con la gru. Ecco, lassù. Giusto uno switch, sai che fatica. Grazie Graphics. E adesso non ci resta che seguire il bimbo. Certo, la strada non sarà proprio pulita pulita e sgombra. Ma a questo ci siamo abituati. Va a seguire la rotaia. È comunque un tronco rettilineo che attraversa tutta la stazione. Ogni tanto dobbiamo prendere un ascensore per passare a livello superiore. Più avanti non si va, a destra troverete un corridoio che porterà in un'area molto importante, soprattutto per chi ha bisogno di livellare il personaggio guadagnando tanti XP. Ve lo spiego tra pochi secondi. Adesso sul groppone del tipo dovremo agganciare le micidiali torrette, però queste devono essere prima calibrate. L'idea rapida di Gladstone è quella di attivare le torrette e lasciare che si esercino contro i nemici. Ma noi, per fare tanti punti XP, ci metteremo davanti alla porta da cui questi spawnano, eccoli laggiù. E li bersaglieremo e trucideremo come tanti birilli, per tutto il tempo necessario ad acquisire i punti XP desiderati. Non male. Qui davvero si fa la svelta a salire di livello. Una volta stufi, lasciateli passare e fatevi rincorrere, al resto penseranno le torrette. Effetto collaterale piuttosto gradevole, una marea di pietre lunari. E perché no, qualche arma.
E con questo punticino di livello inizio questa interessantissima skill che praticamente assegna progressivamente sempre più danno al colpo critico, a patto di non sbagliare. Interessante. Ci siamo, possiamo installare l'IA. Ok, passando per le solite orde di nemici da macellare. Però guarda chi c'è. Finalmente un vero nemico, o quasi. In due non c'è comunque storia. Modello Clou. Stiamo per far nascere il primo costruttore di Pandora. Gli odiati costruttori. I temuti costruttori. Stiamo iniziando le operazioni che si concluderanno con l'installazione nel costruttore dell'intelligenza artificiale di Felicity. Oddio, anche se non sembra così in difesa ad aver bisogno di scorta, facciamolo, forse un po' disorientata, è ancora piccolina dal suo punto di vista, è appena nata. Queste invece sono una minaccia decisamente più concreta, meglio provvedere. Oddio, anche la piccola e indifesa Felicity non se la sta cavando poi così male. Ma Felicity, pur avendo fatto una strage, comincia a fare strani ragionamenti filosofici, di pentimenti e rimorsi. Atto finale, separazione violenta dal modulo di trasporto e installazione sulle gambe. Punto di non ritorno. Il costruttore è completo. Per ora limitiamoci a seguirlo fino alla camera di diagnostica del funzionamento del robot. Dopodiché potremo trasferire l'intelligenza artificiale dai sistemi informatici della base direttamente all'interno del costruttore. Dovremo portare a termine ancora piccole submissioni, ma il percorso in fondo è sempre lo stesso. E solito stanzino con solito switch. Sinceramente cominciano anche un po' a stufare. E anche le sfide con le tute stanno diventando un filo ripetitivo. Vi porto all'atto finale. Andiamo ad installare il nucleo dell'intelligenza artificiale di Felicity. Momento epico. Ora o mai più. Mi spiace davvero farlo. Felicity è tristissima perché non voleva essere condannata ad una vita all'interno di una macchina robotica. Ma Jack è stato spietato. Però sta per succedere qualcosa di particolarmente sgradevole. Felicity diventa un concentrato 100% d'odio, di rabbia e di furia. Beh, tremano un po' le ginocchia. Vengono in mente gli scontri epici contro costruttori versione 3.0 di Borderlands 2. Oh no! Non abbiamo scelta. Combattere contro questo boss farmabile che può droppare le bellissime granate leggendarie, mod granate leggendarie Quasar, come mi avete visto fare nel video precedente. Armi ad arco contro amici contro gli scudi, mi raccomando, corrosive vanno benissimo contro Felicity stessa. Occhio a schivare le bombe, le specie di grosse lenticchie rosse che vedete sul terreno, un po' come quelle che lanciava Bunker. Siamo ormai alla fine. Ups, non farmi uno scherzetto, eh. Ok, beh, c'è Graphics. C'è Graphics, vero? Graphics. Ma come? Proprio nel momento Clou lasci morire il tuo fido compagno. Ah, volevo ben dire. Se volete essere innaffiati dal drop, mettetevi lì davanti a lei e aprire l'ombrello, please. Cavolo, neanche un'arancione addosso. Ora che ci penso, ci sono altre cose da svecchiare. Però tante altre belle cosette, intendiamoci. Però il video è diventato bello lunghetto. D'altronde non si poteva troncare a metà questa magnifica impresa. Ma ora è finita e vi diamo quindi l'appuntamento al prossimo video. A risentirci.